173 sono i partenti nella gara riservata alla categoria juniores che si è disputata a Gussago per la 43esima edizione del Trofeo Comune. Organizzazione affidata alla società locale Ronco Maurigi degli Ogallina. Un percorso veloce e impegnativo della lunghezza di 90 km percorsi in 2 ore e 12 minuti primi, con una media finale pari a 40,847 km/h. Sale, località Moie, Rodengo Saiano, Padernione, Ronco, da ripetersi per 6 tornate prima di andare ad affrontare il tratto più impegnativo dell'intero tracciato, la salita della Forcella nei due versanti, prima di raggiungere velocemente la zona arrivo dove ad aspettare i migliori di giornata troviamo da scalare la salita della Santissima. 500 metri finali con pendenze in alcuni tratti veramente impegnative. La spunta ancora un atleta veneto in maglia cipollini a Sally Steffen che sfrutta nel migliore dei modi la propria buona condizione di forma, giungendo tutto solo al traguardo tra gli applausi del pubblico presente. Un bis per la formazione di Giulio Masotto che ripete così la bella impresa del compagno di formazione nell'edizione 2016. Secondo classificato sul traguardo della Santissima il portacolori della formazione bergamasca Stefano Pilotti. Bresciano Doche, tenace avversario del Veneto, archivia la prima buona prestazione in attesa di raggiungere velocemente la condizione migliore. Pastorelli Filippo che giunge in terza posizione. Quarto Bolcato Matteo della Work Surface Liotto. Quinto Taglietti Stefano del team LWF. Sesto Wacker Karel del team Giorgi. Settimo Martini Davide della Cipollini Assali Stefan. Ottavo Polo Matteo della Pavoncelli Ausonia. Nono El Guzzi Omar della Ausonia Pescantina e chiude in decima posizione Mantovani Sebastiano della Cipollini Assali Stefan. Giulio Masotto, una gara che ti piace, raccontaci com'è andata. Ci sono stati diversi attacchi, ora sono presente, poi siamo andati in fuga una ventina di corridori e a meno un giro dalla fine ho capito che non poteva andare così avanti la fuga e allora ho fatto di testa mia, siamo partiti con altri due atleti, Feralpi e LWF, poi in salita ho dato il meglio di me. E a chi dedichi questa vittoria? Dedico a tutta la squadra, ma voglio dedicarla soprattutto a mia nonna che ci ha lasciato un mese fa. È un secondo posto che ti soddisfa? Sì, è un secondo posto che mi soddisfa, è appena iniziata la stagione, quindi va bene così.